e eh eh vabbè eh vabbè ciao benvenuto grazie per il follow uh, pitex uh, ecco che mi sento pure qua così almeno funziona vedo che funziona perfetto b che dite entriamo andiamo a vedere i lavori che ho fatto innanzitutto buonasera ragazzi buonasera a tutti buonasera gli amici vecchi e brutti ciao lucas bella lì ciao lucas oh buonasera buonasera ragazzi beh eh, non volevo farlo ma siccome sarà una live veramente breve eh, tutto bene stanco stanco ho riposato sono un po diciamo in ferie così eh, stavo dicendo riposato non farò vedere tutto quello che è il server ma una gran parte perché non, non mi va di far vedere il lavoro che ci ho buttato dentro e che sono sicuro che tanti vorranno rifare o copiare o ma tanto sono gli script che si trovano in giro io ho modificato gran parte delle cose le mappe la maggior parte le ho ricreate io fatte naturalmente da mappe già preesistenti quindi le ho compresse sono riuscito a, 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 a come si dice, a restringerle in modo da fare tanti FPS, quindi anche chi ha un computer un po' più meno all'avanguardia eh, si può fare. Comunque ciao Pitex, ciao Mimbarad che me lo scordo sempre, Mimbaradz. Ciao Max, bella lì, abbiamo anche Max Neo, ciao Lucas. Ciao Lon, vabbè vi vedo, adesso non vi vedo più perché devo iniziare ad entrare. Allora, facciamo <coughs> una bella cosa: entriamo nel server. Quello che praticamente se io ho dovuto mettere la whitelist perché mi sono accorto che durante le prove, le cose che sto facendo, la gente mi, mi entrava una marea di persone. Cioè, ho detto è impossibile questa cosa qua. Comunque, questo è il server. A volte dobbiamo fermarci per ricominciare a vedere il cielo e ritornare al luogo da cui proveniamo. Ma devo finire un po' di cose, un po' tante cose. Allora Max, eh, devo finire un po' tante cose vabbè a parte la mazza qua che sinceramente non mi serve la mazza ho sistemato tante cose allora qua sarà il logo di spawn ah leviamo l'effetto cinematografico ma non ci serve eh, sono entrato ho cioè la mazza e spalla e il fucile mi presento compare turiddo questo sarà il nostro rivenditore ufficiale d'armi che si chiama, come vedete giù in basso, se non so se lo vedete, si chiama Kumbari Turido. Naturalmente il server sarà solo su invito uh, con whitelist persone che saranno in grado. Chi lo merita, perché vedo che c'è tanto interesse da parte di persone che io uh, comunque rispetto e che forse farò entrare anche per fare qualche piccola partita. Ma Vedo da, da parte di, di persone interessate che sono al di fuori di quello che è il mondo di, di GTA e che mi scrivono e continuano a chiedermi di poter entrare. Mi dispiace, sarà un server limitato a persone che sanno fare veramente ed esclusivamente l'RP. Eh, non, non vi farò vedere tutte le funzioni del server perché, eh, ripeto, sono delle cose a cui ci tengo. Allora, questa mappa l'avete già vista, anche quando ero in un altro server gestito male. Tra l'altro, il ringrazio quel ragazzo che parla male alle spalle. Attenzione a, attenzione a parlare male, perché, sinceramente, non è una cosa piacevole, capito? Beh, soprattutto per chi fa un certo tipo di, di lavoro. Sai a chi mi riferisco. Eh? Vabbè, comunque. Eh, perché comunque un server survival va gestito come si deve. Io attualmente, a parte Max Neo, che ringrazio che per ora è qua, non ho voluto mettere né admin, né cofonder, né nessuno. Nessuno ho voluto creare e voglio continuare a creare tutto questo da solo. Da solo, con le mie forze, con quello che... anche per, per una questione di... come dire, per una questione mia personale, perché qualcuno credeva che... Non ci arrivassi, non fossi in grado se non ti davano il server. Perché tante persone mi hanno offerto il server, tante. Vi assicuro tante persone. Aspetta, che io mangio intanto. Anzi, no, vi faccio vedere una cosa: anziché mangiare qua, io adesso poi metterò la skin. Perché tante skin l'abbiamo messo l'altra sera con Max e non ho messo quella della carne. La carne sarebbe la carne di gallina che abbiamo preso. Come vedete, ho le esche. Perché si andrà al porto, eh. Devo mettere quella della carne. La carne, praticamente, è quella degli animali che uccidi. Che poi chi, chi avrà la fortuna di entrare dentro il server. Non fate caso ai soldi però che ho. Ciao Giasone, bella Giasonuccio! E, chi avrà la fortuna di entrare dentro il server, mh, ho perso il filo perché ho visto Giasone. E sono contento che anche Giasone stia partecipando a quella che è un'anteprima del mio. Uh, spoiler del server vabbè comunque uh, ah ecco ci saranno delle fazioni delle fazioni di sopravvissuti naturalmente che avranno le loro cose eccetera eccetera case eccetera vabbè uh, avranno degli animali in dotazione delle galline che le galline ti danno tantissima energia però grazie per il follow uh, lone lone wolf Ulone Wolf, non so se leggo bene perché il secondo monitor purtroppo è andato, quindi mi è caduto, mi si è spaccato lavorando così. Vabbè, eh, intanto io mangio questa carne che sarebbe carne di gallina, la posso mangiare? O l'avevo già buttata? Eccolo qua, prima bella. Ah, sto mangiando la carne, perfetto, sì, ok. Ho mangiato la carne di gallina e poi vi farò vedere. Praticamente ognuno, cioè le fazioni grosse, avranno un allevamento di polli, i polli sono. Degli esemplari unici e perché in un'era post-apocalittica, poi comunque ci sarà la storia del server da come nasce. In teoria vi faccio un riassunto breve: praticamente c'è stata un'epidemia dieci anni prima di zombie. La maggior parte della civiltà si è rifugiata dentro dei bunker una volta diciamo finita la pandemia, iniziano ad uscire fuori i primi sopravvissuti, ma, ma all'esterno hanno trovato quello che è. Tanti zombie allora come vedete qua dentro la mappa eh, qua dentro ci sono delle zone verdi che sarebbero né più né meno che le, delle safe zone dove gli zombie assolutamente non entrano in questo in questi cerchi un'altra l'ho fatta qua perché questa praticamente la mappa sarà tutta da esplorare un'altra qua perché c'è una, una cosa poi ci saranno Naturalmente, dei combattimenti, delle cose, ragazzi, eh, tante case, tanti appartamenti perché ogni player dovrà avere un appartamento. Del, le macchine saranno molto particolari perché saranno macchine, diciamo, come dire. A proposito, di macchine qua non c'è nessuna macchina spawnata, no? Niente macchina in giro. E questo è un vero peccato. Vabbè, fare poco importa, tanto. Allora, qua come vedete, qua c'è il uh, ci sono dei negozi, vabbè, ho portato dei blip qua, il barbiere l'ho portato qua e il uh, negozio di abbigliamento l'abbiamo messo qua dietro così tutti spogli. Eccetera eccetera. Io però sta mazza non, non mi piace, ma come faccio? L'unica cosa è buttarla, tanto non me ne faccio nulla, dove la mazza, mazza butta, via. Però ormai ce l'ho sulle spalle, quindi io faccio così. Ce l'ho ancora. Vediamo se me la fa buttare. No, l'ho buttata. Vediamo se... Eh, queste sono nuovi script che ho messo, quindi... No, eh, si vede che... Quante ne avevo comprate di mazze? Con tutti questi soldi, mi sa. Trovate anch'io questa base sarebbe molto bella da giocare. Sì, questa è, diciamo la trove che sarebbero la, la Chinatown. Qua ho, funto, ho fatto il punto di spawn, ma non è questo il bello. Cioè, ho fatto il punto di spawn, perché diciamo che è quella che si adatta di più, anche se ne ho un paio, che devo decidere. Devo decidere insieme a magari a Max Neo. Eh, perché qualcun altro volevo chiedere consiglio. ma... Vedo che è preso da altro quindi non, non voglio disturbare le persone, oppure mi girano le palle. Me la faccio io. Comunque, tutta questa parte qua l'ho modificata. Ehm, se ce l'hai anche tu, noterai tan, tanti cambiamenti che ho fatto. Ehm, praticamente, l'ho modificata in modo che comunque a parte qua che non puoi passare, ma comunque, eh, alcuni mezzi, magari di soccorso, possono entrare, interagire. eccetera, eccetera. Ehm, Usciamo dalla safe zone Qua potremmo incontrare degli zombie Quindi la macchina della polizia potrebbe arrivare Io non voglio farvi vedere tutta la mappa Che va sicuro Max lo sa È qualcosa di unico Ci ho lavorato per più di un mese ragazzi Per rifare tutta la città Completamente tutta eh, Ah c'è una bici Ho trovato una bici ragazzi Cazzo okay, che è questo rumore Ho trovato una bici Ma noi C'è invece della bici Ce l'andiamo Andiamo App Andiamoci a prendere Magari una macchina della polizia. Che ne so. Sono polizia, sì. <coughs> Di script belli ne ho messi. Ne ho modificati. Mi hanno fatto perdere giorni e notte. Ma più che altro, quello che mi ha fatto perdere. Mh, che ho passato notte in zone veramente. Sono state le mappe. Perché le mappe è facile prenderle e metterle così. Oh, Edi, bella lì! No, questo è Maximus 2, l'originale, fatto da me e basta. È un mese e mezzo che ci lavoro, vedi? Io mi aspettavo che tu ogni tanto ti facessi vedere in Discord, ma so che hai i tuoi impegni. Giustamente, non, non voglio. Allora, questo è un mezzo militare che mo io Ho tolto le sirene. Gli posso aggiungere le sirene quando voglio: sirene lampeggianti. Li posso mettere al momento. Eh, come adime, ah, Non so se lo posso fare adesso. Solo che mi devo togliere da. Aspetta un attimo. No, vabbè, sta cosa non ve la faccio vedere. Oh, volevo, ah, ah, sei stato male, cavolo. Comunque questo l'ho fatto tutto io da zero, con script modificati, edit, eh, mappe. Le mappe le ho rifatte tutte io, perché tu come sai comunque la mia passione era quella delle skin, delle cose. Poi mi sono messo a mappare e sinceramente qua c'è un glitch, vabbè, ma non me ne frega un cavolo ho modificato gli script, guardate che bello sto, sto mezzo militare. Qua ho messo un appartamento, come vedete ho messo un appartamento qua vi faccio vedere quelli che sono gli appartamenti ragazzi qualcosa di, di appartamenti le porte max max neo ho deciso di vabbè ormai quelle che ho chiuso ho chiuso siccome sono tantissime le porte che devo chiudere ho deciso di lasciarla aperta per far visionare l'appartamento poi chi vuole quando aprirò il server eh, verranno verranno a chiedermelo e gli metterò uh, la porta aperta e chiusa naturalmente io ho messo un codice facile poi ognuno di voi Ognuno dei, di, voi, di chi entrerà mi darà il proprio codice per ora ho messo soltanto il semplice 1 2 3 4 così apriamo la porta per farvi vedere che gli appartamenti sono tutti funzionanti vista bellissima da letto comunque sono ogni piano c'è un appartamento bagno cesso la stessa cosa per chiudere mettete il vostro codice poi ogni fazione naturalmente è libera di scegliere se dare il proprio codice o meno per quanto riguarda l'apertura e la chiusura delle, delle porte ci sarà un sistema di è successo, grazie per il follow. Of... Oh Ciccio, Ciccio voleto A te, aspetta ancora Ciccio. Grazie per il ride. Cos'è? A te, aspetta ancora Ciccio. Che dobbiamo fare alcuni test pure con te. Vabbè che c'è. Tra mia figlia e Max che facciamo dei test. Vabbè, io non ve li faccio vedere tutti gli appartamenti. Comunque abbiamo la porta. Per farvi vedere, questo è il sistema di apertura a porta. Ognuno di voi avrò un codice potevo mettere con il codice steam anziché il classico door look quello eh, in base al lavoro ma ho voluto fare qualcosa di diverso cioè con un codice in modo che no, tutte le volte magari manca l'admin manco io eccetera eccetera e non devo stare lì a andare sul database mettere o modificare quindi ad esempio io che ne so ad edit do, eh, come no il mondo è finito e tu hai la corrente elettrica no no, no. allora la corrente elettrica ci sono dei generatori d'emergenza che funzionano ogni tanto la corrente elettrica se ne va perché adesso vi farò vedere la trama e poi chiuderemo con la trama di quello che di quello che il ciccio a te aspetto eh. Eh, comunque Mo, no, eccoli là lì ci sono guardate quanti quanti bei zombetti ma noi li evitiamo come, come si evita la morte ripeto le mappe le trovate in giro ma la maggior parte sono state cioè le trovate in giro non proprio così io la maggior parte le ho rifatte ho preso lo spunto l'idea e quant'altro e poi con il mapper mi sono dato da fare vi faccio vedere quello che è il garage centrale tutto modificato dove andrò a prendere una delle mie macchine più potenti. Vedete come qua ho liberato un po' di strada perché comunque... Ragazzi, vi assicuro che la mappa è tutta così. Tutta completamente. Non proprio con tutti i mezzi così, attenzione, però poi vi farò vedere una piccola parte di Sandy Shore e di Paleto e mi direte voi se... Ah, a proposito, ho messo un'altra chicca che adesso devo modificare soltanto le coordinate. C'è la possibilità, chi non vuole comprare, chi non volesse comprarsi la casa, caro Max, mi riferisco a te perché... Eh, chi non volesse comprarsi la casa, praticamente c'ha la possibilità di costruirsi una tenda e poi il crafting il, la tenda con il fuoco eccetera eccetera eh, al momento devo mettere le coordinate però se io ad esempio faccio t slash tent, tent devo in base al terreno eccetera eccetera mi, mi costruisco la tenda poi la sposto eccetera eccetera però lo devo fare in modo che questa tenda questa tenda vada venduta e comunque c'è la possibilità eh, o magari state andando a caccia che ne so. State andando a rubare le galline. Perché attenzione, uno si dice ladre di gallina, ma io mi devo prendere da mangiare. Se no qua di Slash Real. Tutto quello che pescate. Tutto quello che cacciate, potete sia venderlo. Ma non solo, potete sia venderlo. Ah, ok. Ciccio ti aspetto casomai. Allora, eh, ciao! Bene bene quello del bene, benissimo. Eh, sto lavorando eh, da un mese e mezzo che non facevo live, quasi un mese e mezzo perché mi sono messo di, da solo senza l'aiuto di nessuno. Ma sai cosa vuol dire nessuno, nessuno, nessuno a parte qualche piccolo aiuto esterno, eh, mi sono messo a fare il server come voglio io. Eh, che stavo dicendo? Eh, vabbè, da un discorso ad un altro. Eh, vi assicuro che sono tante le cose per fare RP che. Qualcosa di straordinario, allora andiamo a prenderci, eh, cosa mi prendo io? Ecco, allora prendo il, il mezzo più potente che ci sarà nel server. Si, sì, le tende, le, ah, le, delle tende, so Matteux. Si, sì. eh, costruito del, delle tende dove fare ruolare magari ti trovi fuori città, stai andando a caccia pure a pesca, cioè fuori, no a pesca sul mare, no naturalmente, ma ti trovi in una zona che non puoi rientrare in città, sei privo di mezzi, anche se a random spawneranno dei mezzi guasti naturalmente, e tu se hai il kit di riparazione che l'hai comprato, bene, o sennò, eh, se no se c'è un meccanico, oppure te lo devi fabbricare, il kit di riparazione, ma preferisco che lo si compra a me. Il crafting non mi piace Non vado tanto d'accordo con il crafting Anche se ho messo già il crafting Allora prenderò il mezzo più potente Stavo dicendo che ho Ed è uscito abbastanza pulito Che sarebbe questo <ride> O magari <ride> Aspetta vediamo se Esce 1db oh, questa mazza sulle spalle come notate gli zombie comunque non ti attaccano fatto in modo che ci sono e che poi la priorità non è non sono gli zombie in sé, allora le macchine non ve le faccio vedere anche se ok andiamo con questa di qua eh, già che ho tirata fuori a parte che è la più allora, dove vi porto? Vi porto... Uh, questa è l'abitazione, ve l'ho fatta vedere. Ci sono tante case. Questo è il garage centrale, non so se avete... Ah, non so se ci avete fatto caso che questo è il garage centrale, ragazzi, eh? Beh. Chi l'ha riconosciuta? Ciao, King? Chi è King? Dove è King? Ah, King! Ciao, King! Ah, King addirittura mi ha messo il follow adesso, cioè. <ride> eh vabbè, la testa del vecchio. Eh, comunque, stavo dicendo: Del vecchio di, di, di Ruggero. King, ragazzi, passate da King, comunque, e anche da Ciccio Voleto, perché Ciccio Voleto è un amico. Eccoli qua che entrano gli amici appassionatamente. Ma noi evitiamoli. Cioè, cerchiamo. Naturalmente, se li uccidete, potete lutarli, non vi daranno armi perché l'ho fatto. L'ospedale, adesso vi faccio vedere la parte, io vi faccio vedere poche cose, non tutte. L'ospedale, qua l'ho chiuso completamente. L'ospedale si trova da un'altra parte, non, vabbè, qua vi faccio vedere soltanto piccole cose perché poi chi entrerà e chi andrà in live, aia, chi andrà in live. Naturalmente vi farà vedere quello che è. io non vi voglio far vedere tutta completamente la mappa, vi posso far vedere magari dove c'è la congestionaria. Che piccola modifica. TPM, facciamo che faccio prima. Sarà un graccio. Allora, questa è la congestionaria auto che non esiste più perché la congestionaria auto è stata trasferita. Comunque questa è la concessionaria, zona concessionaria, anche qua ho aperto una breccia, come la breccia di Porta Pia, per chi ha studiato. In modo che qualcuno, qualche nostalgico, vuole venire qua, magari anche per, per fare qualche cosa. E anche qua tutta la zona è completamente mappata. Naturalmente lo spawn non sarà qua, quando uno entra per la prima volta nel server, anche perché... E eh, Qua dentro mi sa che è, un po è impossibile. Allora, Kingo, Kinguccio, che dice Kingo? Ma potete venire nel Discord se vuoi. Anche tu, Max, se vuoi puoi, puoi pure entrare. Eh. Allora, io non vi faccio girare tutta la mappa eh, perché non mi sembra tanto, tanto per la quale. Vi faccio vedere so ah, eh, prima di chiudere comunque vi faccio vedere la parte di sandy shore, magari ci andiamo da qua. E vi assicuro che comunque tutta sta zona, tutta questa, tutta questa dove sto inquadrando, tutta questa, tutta completamente, questa, questa, questa que è tutta mappata, ragazzi, è tutta mappata. Non c'è una parte, cioè ci sono delle parti naturalmente che ho dovuto lasciare. Ecco, io forse, forse sto decidendo di portare, trasferire da questa base qua, quella che vi avevo fatto vedere all'inizio, la vorrei trasferire, non so perché mi piace questa zona qua. Mm, dovrebbe essere questa, no? Andiamo qua eh, come punto di spawn. O qua? No, non è proprio qua dov'è la diga? Qua, ecco, mi sono sbagliato di qualche centinaio di chilometri. Oppure ecco qua. O mettere la base completamente qua, perché questo è un posto anche questo strategico. C'è una bici, ogni tanto vedete, troverete delle bici, ma anche delle auto. Naturalmente le auto, se non avete un kit di riparazione, farete pochissima strada, quindi. però le bici eh, e le bici non vi rimangono, perché al momento in cui poi lasciate il server, vi addormentate eccetera eccetera non... Eh, non poti potiamo. Possiamo, potremmo mettere un'officina meccanica Magari con dei kit di riparazione o del crafting, chi lo sa. Non si sa. Questa live naturalmente verrà pubblicata su YouTube, così almeno... Che è sul rumore? Oh, Eddy, sento un rumore pazzesco. Eddy, ecco qua, qua ci sono delle persone morte. Eddy, muta il microfono, sennò si se mi sente un casino. Ma sono io che, faccio, che sento casino e... Il... No, 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 non sento casino. Ah, ok. Oh, grazie per il follow Giancarlo Giancarlo Bomber, bella lì. Ah, è tuo nipote. Bella, così si fa, nipote, così si fa. Ciao Giancarlo. Ah, è quello che era entrato nel server l'altra volta, è lui. Eh, Max, ciao Max, innanzitutto, ciao Eddy, che siete entrati. Eh, ciao, ciao. Adesso mi senti bene? Adesso benissimo, allora vi porto, vi porto a fare shopping. Shopping si fa per dire questo: cos'è Bar TV con le freccette? ma vi faccio vedere una chicca. E... Ma la faccio vedere adesso o a fine live? Max, che dici quella chicca lì? Eh, era a fine, live, a fine live, a fine live, così almeno anzi vi assicuro che a fine live vi faccio vedere qualcosa di bello cioè che magari vedete in giro ma io ho dovuto comprarlo perché quello che c'è in commercio così gratuitamente non serve a una beata cipia si blocca si sblocca non ha sync, poi capirete di cosa vi parlo comunque io stavo dicendo la base e anche mi rivolgo pure a te Max la volevo mettere qua ah ho sistemato il bagagliaio te l'ho detto il bagagliaio dell'auto ho sistemato tutto da solo. Ma sono diventato ormai. È bella pure come base, qua. Solo che qua magari è più militarizzata rispetto a quella. la centrale della polizia, qua? Potrei anche spostare, bravo! La centrale della polizia la potrei spostare qua. Eh, perché deve fare i militari, non la polizia? Sì, militari, no, vabbè, cioè... ehm, sì, è polizia militare. Io non so se ci fate caso, ma da qualche parte, se guardate la città, e si dovrebbe vedere, io lo vedo perché lo so. C'è qualcosa di particolare dentro la città. Parlo di qualche palazzo. Però non vi voglio spoilerare nulla, non ve lo faccio vedere. Ah, hai fatto la Ah, Cirux, come no? Porca miseria, quando facevamo la scorta, la prima scorta che ho fatto Okay. io gli zombie li lascio in pace se vedete delle mappe non, cioè delle parti non mappate non fateci caso perché non è che potevo mappare veramente al 100% della mappa sarebbe assurdo e inverosimile eh, io vi porto a vedere quelle che sono le attrazioni un po' più o un po' meno questo cos'è? mini appartamenti vi faccio vedere i mini appartamenti quelli che parlavo prima eh, che chi vorrà se li potrà prendere a pochi soldi non reali attenzione di gioco quindi dovete, ehm, dovete fa non farmare più che farmare pescare il bello della, della pesca ecco non ci entro io vabbè con questo è meglio lasciarlo fuori il bello della pesca ragazzi che potete pescare vi paga una botta di soldi il pesce perché è l'unico lavoro che paga di più e in più uh, ve lo potete pure mangiare come a modo di sushi se state morendo di fame allora qua ci sono una cosa quanti appartamenti c'erano qua quanti? di meno molti di meno praticamente ogni player non sarà come negli altri server ognuno avrà anche, anche un minimo appartamento ma ce l'avrà questi sono dei mini appartamenti belli arredati con la tv funzionante non funzionante qua bagnetto Cosa vuole? Naturalmente, qua le porte saranno chiuse. Ognuno avrà il proprio codice d'accesso, ah, ecco qua io ho aggiunto non solo il bidone della spazzatura, ma ho aggiunto anche dove. Vabbè, intanto girate, controlla, vediamo cosa c'è. Non ho trovato un cavolo, vabbè, tante cose ancora le, le avevo tradotte, ma non se ne frega, già, cioè, tanto si capisce il senso alcune cose ho dovuto perché quando metto essendo scarso quando metto mani in, all'interno degli script magari faccio i danni si bloccano e quindi devo rimediare di nuovo da qua si vede no No, non è che ho imparato a scriptare, cioè ormai so come si fa, so come si fa, cioè so come, bene o male, come cambiare codici, come modificarli, eccetera, eccetera. Certo non so ancora fare uno script di sana pianta, però gli script che ci sono, tra l'altro, e ce ne sono a miliardi, che c'è gente che diceva che l'aveva inventato lui, invece non è vero perché gli stessi script li trovo in giro, poi qualche piccola modifica riesco a farla anch'io. Ti fa ad esempio questo degli zombie eh, io l'ho modificata del tutto, non è così nativa, l'ho proprio modificata. Sentite che bel rumore che faccio allora vi porto. Dov'è l'altro appartamento qua. Comunque qua ci saranno tanti appartamenti ragazzi, Lo faccio così che per fare prima. Anche perché evito delle zone della città dove... E qua c'è il motel, qua magari sono più piccole come stanze. Solo che qua tutti i player, ci sono 32 appartamenti. 32 mini appartamenti, tutti funzionanti, tutti... Il bagno, naturalmente, è là fuori ragazzi. Dentro non c'è un cazzo. Anche la radio l'ho messa. Però sono un po' stanco, quindi fatemi fumare. Scusate un attimo, ma devo fumare perché sennò. Tu hai di che hai avuto? Eh, più che altro mio nonno è stata male, ma sono dovuto. sono stato male anche un po' io. Ah, ok. Eh, raffreddore, però ho avuto paura che era. che era covid. No, ma solo raffreddore. Vabbè, ma ormai oggi come oggi sto covid lo stanno avendo quasi tutti. Vabbè, ci fumiamo la sigaretta intanto mentre andiamo, vedete la bella sigaretta, bella sigaretta elettronica. <ride> ci mancava solo questo, pure la sigaretta. Eh, è la sigaretta elettronica, vedete? la posso fumare quando voglio. Eh, saliamo in macchina. Eh, questi sono 30, abbiamo detto 30, ho 30 o 32 appartamenti tutti da, da affittare e quindi si può fare anche una, una comunità di, di gente meno ricca, affitto? No, perché comunque siamo in una, in una cosa post apocalittica quindi non ha senso uh, cioè, la compri. No, no. Poi magari eh, li metti una recinzione attorno e fai fare un campo. No, no, così, così. Beh, eh, 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 Io ho esagerato con la mappa, ti assicuro che ho esagerato. Ne ho fatte allora, ne ho scaricate un po', ma ne ho fatte altrettanto. Ecco qua, qua c'è se volete andare con la vostra famiglia una domenica a farvi un giro sulle giostre. Se riuscite a... ad entrare, anche qua è tutto. Non vi faccio vedere l'interno, però come vedete. Anche giù, ma no, già che ci siamo. Anzi, uno zombie ve l'ho ucciso solo per farvi vedere quello come il tipo d'arma. Aspetta, è un po' più da lontano. Il tipo d'arma vedete? L'arma bella che no. <ride> il moschetto. Il moschetto, e eh, mi... eh, ragazzi. ecco costa... A parte <ride> che sciotta il moschetto. Però è bello perché tu. Non è come il Cosa raffica qua. Se ti attaccano tanti zombie, devi ricaricare. Non c'è niente. Questo. Eh. Comunque, potete trovare dei kit di riparazione, possono avere, che sono molto utili. Ripeto, per chi va, trova una macchina. Che dici? Ci, ce la faccio scendere dalle scale. Sì, con questo mezzo. Scendiamo piano. Facciamo tanto. Stiamo facendo RP. Ho volato fino ad ora. Non ci passa, oh. Aspetta, eh. Minchia ho fatto cadere un palo Poi naturalmente ogni tanto ci sarà il blackout Ecco che mi sono incastrato Ricordate sto mezzo Ah perché è perché c'è il coso lì e Non ci posso Sto mezzo è realmente esistente ragazzi il, Lo usano i militari italiani Per le missioni all'estero Che è il lince Però io voglio il mio Che è il migliore di tutto Dai. R 2000 Ah, prendiamo ah, uh, si sì. scrivo T2000 eccolo qua, io voglio il mio, Mil, eh, non mi esce quello arrugginito, vabbè, di solito c'è quello arrugginito triciclo ah, ma questo è un tre ruote di cilindrata 6,50 realmente esistente dalla Mazda sì. Cioè, ma ci sono vari modelli c'è cioè con la cappotte senza cappotte c'è cioè arrugginito non arrugginito vi faccio vedere una cosa ragazzi cosa che ho voluto aggiungere chi vuole copiare poi copia ma chi se ne frega tanto sono cose ho aggiunto i prop che vedete eh, non solo le bidone alla spazzatura ma io posso cercare anche eh, tra, i dove... sì, tra i rifiuti ma anche ah ho trovato una bottiglietta d'acqua vedete eh, dove ci sono bagagli e tante tante altre cose nel server eccolo qua ma io volevo buttare sta cosa e te ne vai non lo vedi che sto parlando sono in live eppure tu mentre sono in live non voglio essere disturbato cazzo mi sa allora se io non c'è una benda eh, usiamo la benda perché qua sennò no ci finisce male. Non le lutto, tanto non me ne frega lottare. Non fate casa ai soldi, io sono riluttante a givarmi anche io stesso dei soldi, ma ho dovuto farlo per comprare. E per vedere se funzionavano determinate cose. Quindi naturalmente non Vabbè, è che posso. È in fase di progettazione. zero. Poi il fatto del bagagliaio, tante cose. Mamma mia, qua mi sa che rimango incastrato. bellissimo il Claxon allora ehm, faccio vedere l'appartamento quello per ricchi oppure no? No, no, ma lascia qualcosa. No, vabbè, faccio vedere solo. Allora, come vedete, vabbè, lo vedete da quella parte lì. Vi faccio vedere solo il tetto, non vi faccio entrare dentro gli appartamenti, anche perché gli appartamenti vi assicuro che li ho modificati e ci sono delle cose molto molto a posto. Mamma mia, qua c'è l'horror l'horror di zombie. Meglio, saliamo sul tetto. Tanto questo è l'ascensore, non penso che non lo sappiano prendere. Anche questo non è scritto all'ascensore. Vi faccio salire solo sul tetto. Questo è il tetto del, del palazzo signorile. Ogni appartamento, comunque, vi dico che c'è lato vista, strada. Notate qualcosa di fronte a voi dove ci sono quelle nuvole? Volete che ve lo indichi? Lì, guardate lì, lì di fronte. No, il palazzo è caduto. Ah. Da vicino è uno spettacolo. Da vicino è uno spettacolo, ragazzi. E tutta la zona lì è tutto uno spettacolo. E qua c'è gli appartamenti vista a spiaggia e comunque questa guardata lì, mamma mia. Ciao, Giazone. C'è Giazone. Sì, l'avevo salutato già, è entrato da poco, da prima. Eh, vabbè, Io ora l'ho Abbiamo mazza. anzi mazza se riesco, non ce l'ho, però eh, devo spawnare, riloggare per, per levarmela dalle palle. Eh, allora vi faccio vedere una cosa che ho in armeria, costa, allora non costa tanto, però molto utile perché qua dovete avere sia la torcia, soprattutto quando ci saranno i blackout che succederanno spesso in città, quando andrà via la corrente, e la pistola, come vedete, è normale. Ah, ho l'effetto cinematografico, ve lo posso mettere. Ho inserito anche per chi volesse magari fare qualche live un po' particolare. Con la pistola in mano, vedete qua c'è scritto torcia perché, vabbè, non è la torcia normale, ma questa è la torcia per le armi, già la si vede da... ecco qua. E quindi con questa... Sì, accendete la, la luce, vedete. Di sera si vede molto di più che non è la luce e poi c'è l'effetto cinematografico siccome lo devo, devo cambiare il pulsante me lo, me lo fa con, con il joystick sarebbe okay. abbiamo capito che qualcosa dai francesi l'hai preso sì 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 no eh, ma la maggior parte degli script sinceramente un paio li ho sono comprati sì, ma, sì. ma sono i francesi a parte le mappe di Milo gli interni quelli tipo queste cose qua sono inimitabili, cioè fatte veramente bene, fixate tra l'altro le altre mappe le ho dovute fissare io, fammi salire perché madonna santa quanti ce n'è perché qua, qua col moschetto ragazzi ne puoi uccidere ne puoi uccidere 4 5, ma vi assicuro che col moschetto se non avete un'arma a ripetizione tipo una pistola, vi finiscono i proiettili eh, eh, guarda eh, perché quando ci sono si, si sta facendo sera e praticamente gli zombie spawnano in base agli orari Più buio si fa Più si avvicina la sera Più loro escono Lo Ho fatto in modo da Comunque poi la storia del server la leggerete Che la sto scrivendo Ma io vorrei interpretare Il founder del server Sinceramente più dare una mano alla polizia e dare una mano a tutti coloro che, ho, che hanno bisogno. Allora più avanti c'è tutta una, una cosa mappata che non voglio farvi vedere. Io non, non è per cattiveria ragazzi, ma eh, se vi spoilero tutto adesso è finita... cioè no è finita. Vi faccio vedere soltanto un'altra piccola parte della, mh, per farvi capire il lavoro che ci ho messo dietro, ma veramente ci ho buttato il sangue, è un mese e mezzo soprattutto con le mappe deve essere una cosa che vi deve, deve rimanere chi entra nel server rimarrà scioccato praticamente la città la maggior parte della città è così per come vedete sta parte qua non è solo sta strada eh? attenzione ragazzi eh? non è solo sta strada vi assicuro c'è tanto tanto lavoro dietro ho detto che la mappa il 70% 65-70% è mappata è fissata attenzione perché mettere le mappe per poi avere dei crash perché non ne vale la pena comunque guardate qua questa è la città dove ognuno di noi sogna vivere praticamente la storia si ispira un po' a quello che io sono leggenda perché avesse visto, visto il film sì. tant'è che all'inizio ho anche delle foto così e poi delle storie apocalittiche Comunque allontaniamoci dalla zona Perché non vi voglio far vedere altro Anche il Bennis Che è il meccanico, quello che è mappato eh, Non so se avete visto Quante cose che ci sono uh, Centro impiego sul tetto Del coso, combattimento e scommesse Sì, vabbè questo ve lo posso far vedere Tanto chi se ne frega Cioè Non, non è niente di male Ma è bello Ve lo posso far vedere, sono salito proprio sull'arena. Praticamente anche questa, vedete qua, l'ho resa zona safe, o se no è un casino, qui gli zombie, o se no è un casino con gli zombie. Perché vi assicuro che essendo zona libera la notte vengono tanti zombie. Comunque uno qua... Guarda che bella parcheggiato là sopra. <ride> qua c'è la tribuna VIP. Naturalmente da qua ci vogliono due player. È molto bello sto, sto script. Anche questo francese, eh, qua puntate. Fate la vostra puntata 2000 4000, quello che, quante soldi avete, 5.000, 6.000. Però, ci vogliono minimo due giocatori. Al momento in cui uno decide di combattere o per il, con il colore rosso o con il colore blu. Non, non si muore. Attenzione, perde l'energia. Eh, praticamente chi come se se morisse, tanto per, per farvi capire. Perde, cioè rimane a tappeto. Suona il gong, c'è un timer. E naturalmente ci sono. Mi sembra. Ho messo io fino a 10 riprese. Chi ce la fa? Naturalmente ad arrivarci. Cioè, ecco, si accendono le luci. 10 riprese. Eh, con 10 riprese, queste sono, non sono clandestine, perché in un'epoca post apocalittica, ognuno deve però. Non ci sono levi, Non, ci, non sono... ci sono levi. No, le leggi ci sono, tu no, non è che puoi andare a rubare a casa di qualcuno, c'è sempre la legge marziale. Non... Allora, se la polizia scopre, oh, dovesse scoprire che tu vai a rubare a casa di, di un poveraccio, tanto per dire, allora lì eh, stai sicuro che c'è la carrera dura, la carrera in mezzo agli zombie e, e vi assicuro che le celle che ho fatto sì, sì. non ve le faccio vedere, ma le celle che ho fatto fanno veramente paura e poi ci sono dei suoni inquietanti perché ho messo anche l'audio dentro quindi passarci dentro un'ora che minimo e comunque uno farà il colore blu poi ci sarà una cosa vabbè questa è la parte anche questa è una location molto bella perché è tutta disastrata pure qua e poi chiudemolo in bellezza ci sono le varie case questi naturalmente sono appartamenti che non vi faccio vedere ma sono appartamenti molto grandi eh, per eh, questo appartamento sicuri centro, si sì, è quello che vi ho fatto vedere prima con, con quattro piani questa eh, casa sicura per piccole comunità sarebbe quella di mh, nel GTA normale originale poi qua ci sono i luoghi di pesca dove tu puoi andare a pescare mh, e ripeto allora il pesce viene pagato tanto ecco io mi metto in acqua il pesce viene pagato tanto. Eh, però c'avete... Avete, ed è molto difficile anche pescare. Attenzione, io ce l'ho la canna da pesca. Aspetta che mi tolgo questo coltello. Ce l'ho la canna da pesca? Sì, ce l'ho la canna da pesca. Allora c'è cioè l'esca per le tartarughe per pescare gli squali oppure i pesci normali Vabbè ne sono rimaste tre Faccio vedere perché è a random con il pulsante 1, 2, 3, 4, 5 fino all'8 Dall'1 all'8 eh, per prendere pescare Allora prendiamo una barca, mettiamo la small boat Questa è una barca che ho messo io Molto bella anche sta barchetta! Vabbè ma non vi devo far vedere la pesca no, quello è un altro gioco Eh non ci ho più giocato Ieri ho fatto una gara ieri notte dopo quasi un mese Ma qua c'è tipo un'isola ah. Ah, c'è la bassa marea, ecco perché. Proviamo a... Oh, no, 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 scendere, no scendere! No, non scendere, eh, se voleva fare il bagno perché volevo vedere l'isola. Ma che faccio? Perché mi metto a correre? C Ho la fretta. Vabbè, se, se io mi metto qua, ad esempio, mi sa che non mi fa pescare perché sono troppo vicino alla riva. Vediamo se è vero, usa. Infatti, devi dalla... Ti devi allontanare un certo punto. Dalla riva. Lasciamo la barca qua alla deriva. A proposito di riva. Comunque, quello che pescate, lo mangiate o se sennò... no, allora andiamo alla fuente blanca che non c'entra nulla perché sta casa. Non so manco se la metterò. Se la metterò a disposizione. Però, per farvi capire chi avrà una fazione, chi avrà una fazione dovrà difendersi. Anziché le droghe. Le droghe per la fazione sono queste di qua. E tu arrivi 4 4 tomo tomo fai finta di niente cerchi ma vi faccio vedere praticamente ogni ogni fazione io assegnerò un blip delle cose avrà il proprio allevamento di galline se voi rubate le galline e se ne accorge il proprietario di casa, è libero di uccidervi. Perché sarà come la droga? Anche perché... Ma vi faccio vedere. Devo, devo usare il coltello. Vabbè, basta fare così. Anche perché... Ma sai quelle idee che... Max pre, sta facendo praticamente un server per giocare... Ah, io sono leggenda. Una specie. Ciao Santi. Una spe... No, no, io sono leggenda. Non è quello, diciamo che è improntata su quella storia, ma è un, uh, un server survival uh, survival full RP, cioè nel senso che non è perché vedi per gli zombie arrivi e ti fai il match con gli zombie, vai a fare coglione, assolutamente no. Devi crearti la tua base, devi crearti le tue amicizie, devi uh, riuscire a sopravvivere, devi guadagnare pure dei soldi perché senza soldi, attenzione, anche se non, non vivi perché ti vuoi comprare una macchina ti puoi comprare la casa più grande ci sono le case è come una civiltà che si sta ricreando praticamente la storia dieci anni prima con un virus è scoppiata una pandemia la maggior parte sono stati nascosti si sono nascosti dentro il bunker eccetera eccetera allora vedete queste sono le galline però attenzione ora non c'è nessuno se io ad esempio le galline cioè mh, tutte queste galline qua le do a, a qualcuno che che c'ha So, Edith si prende. Dice: Io ho la mia, la mia fazione, uh, impari, così, ho la mia fazione. Gli allerghi compari. Tanto per chiamarli così. Ho la mia fazione. Cosa ti do? Ti do le galline. Anziché la droga, perché la droga, che senso ha? Ci sarà Volevo mettere le droghe, però, non lo so. Non no, mi sembra una cosa. Sterbe. La gallina invece, perché tu, io ho ucciso una gallina, ragazzi. Non vi faccio vedere dove è punto vendita, o forse sì. Qua adesso devo mettere la skin, vabbè, come ho fatto l'altra sera con la tartaruga, eccetera, eccetera. Questa è la carne che ho preso dalla gallina. Io la prendo e la posso mangiare. Sì, la posso mangiare. Usa. E mi dà il 100% di vita. Cioè, praticamente le galline sono un, una fonte di, di nutrizione, tra l'altro gratis. però se, se c'è il proprietario di casa, è come, è come. cioè, andargli a rubare appunto le galline. Quello è legittimato ad uccidere, E chiamare la polizia naturalmente... Perché non c'è proprio una vera e propria legge... Naturalmente non fate caso alla location... Non sarà questa la location... L'ho messa qui per comodità... Ma ci saranno tante cose... Tipo... Anche questa parte qua è tutta rifatta... Vi faccio vedere solo magari dall'alto... Qualcosina... Non voglio proprio spoilerarvi tutto... E poi chiudiamo perché ho detto che sarà una live breve... Farò vedere qualcosina qua, ah c'è una bici, fortunato ho trovato una bici, perfetto questa è la parte di Sandy Shore dell'aeroporto dall'alto vi assicuro che è molto bello. vi, vi porto dove c'è il bar dove il bar a proposito? ah ecco qua abbiamo una bici sfruttiamola, qui c'è una città abbandonata semi distrutta ma la, quella più bella, quella che ho, ho ricreato. Prendendo spunto da altre mappe, ma poi l'ho dovuta rifare perché pesavano il mondo. Pesavano ogni mappa. Adesso infatti hanno un peso di pochi kilobyte. Perché sono stato veramente fissato, Ho scoperto come fare. A qualcuno che c'è un altro server o che sta lavorando su un server gliel'ho spoilerato. Ma vorrei tenermele per me le cose. Senza offesa per nessuno, perché magari quello è un amico, oh, ma come hai fatto? Ma perché io mi metto questa mappa e crash? È normale che crash. Se ne metti 3-4 mappe, io ho mappato l'intero... Ho scoperto come fare, perché piano piano le cose si imparano. Comunque, guardate, cioè, ma vi tolgo pure se tolgo la, la luce... Ah, a proposito, se tolgo la luce, chi riesce a comprare questa lampada? Questa è una modifica che ho fatto pure io. Guardate che bella. Vedete? Non si vede un cazzo. Però io faccio così. Questa è la lampada potente. <ride> e la potete usare in due modi. O così, anche a modi di arma, o se no, fa un culo che ogni volta ti devi... ma io perché uso il joystick e qua ogni volta combatte comunque la potete usare in due modi o, quella, o semplicemente oppure guardate qua cioè quando ci sarà il blackout soprattutto se siete nelle zone di foreste e ce ne sono tante perché qua la città sì è bello girare ma è anche bello io ho messo dei punti strategici dove potrete trovare potranno trovare Varie risorse che non voglio spoilerare perché ci ho lavorato anche su quello. Perché dei premi ci saranno, ma vi assicuro che sono veramente nascosti. E io per trovarli a volte faccio fatica pure io perché non me li ricordo manco io dove l'ho messo. <ride> Vabbè, mo facciamo un po' di power game. Anche se non proprio. Qua non si passa, da dove passo? Anche questo è bello perché in città, cioè voi dovete trovare delle strade alternative se avete dei mezzi. Il bello è che comunque se non riuscite a comprare per i primi tempi la bici potrebbe, potrebbe spawnarvi una bici, potrebbe spawnarvi una, una, una macchina, ma le macchine sono la maggior parte qua. Guardate che bella la zona qua. La città è nuova. Qua dovrebbe esserci aspetta che passiamo da qua devo fare il giro alternativo eccolo qua questo è il baretto questo qua che può essere gestito no sarà gestito anche dai da player i prezzi sono molto più cari io assicuro che comunque Tutta sta mappa, ripeto, 65-70% di mappa non ce l'ha nessuno perché... A meno che sono bravi a mappare o, a, o si mettano a studiare. Ma la maggior parte dicono di essere scripter, cosa che in Italia ce ne sono poche. E questo è un... Eh, anche qua si possono fare dei combattimenti, ma non... Eh, se volete, c'è cioè qua proprio clandestine senza sistema di punteggio, eccetera, eccetera. Qua chi muore rimane lì, non, eh, non si rianima. Anche qua... La, la posso chiudere ho messo proprio il bar blip del bar uno può comprare qua naturalmente costano di più c'è cioè la bodica qua è più, più che altro per ubriacarsi perché un panino costa 1300 quando nell'accampamento lo pagate soltanto 100 eh, poi c'è il kit di riparazione c'è il kit di riparazione costa quasi 9000 però con un kit di riparazione avete una macchina e questo un bel baretta, ah tra l'altro Una delle chicche che ho messo Anche per eh, Giochiamo un giocatore Perché sono da solo Anche per, eh, per passare il tempo Magari uno si beve una birra Tra amici eccetera eccetera Cosa fa? Aspetta Ah già se Non faccio così Le ho prese le freccette? Ah ok E gioca a freccette Vai così, tiri, tac. Sicuramente, non faccio un... Ah, uh, questo, questo... Sì, c'è il, il punteggio lì scritto. mica io praticamente sto facendo centro. Vabbè che dovrei mettermi in prima persona, però è per farvi vedere. Vabbè, metto in prima persona. Cerchiamo di... Vai. Fammi vedere cosa ho fatto. Non ho fatto un cazzo. Praticamente 483. Sì, devi arrivare a zero. Vabbè, per farvi capire che questo, anche questo c'è cioè il gioco delle freccette, ho messo... Bellissimo il gioco delle freccette. eh. Cioè, tu vai al bar, no? Qua gli zombie non entrano, perché non entrano, a parte dovrebbero scavalcare, però l'ho messo sempre come zona safe, perché alcune zone safe. Tu ti vai ubriacare, soprattutto questo l'ho fatto perché se ti ubriachi, che prendi una cosa da bere e ti ubriachi, dico, ti sfida a freccette e uno può, cioè in RP si può anche, come dire, eh, giostrare le cose con i soldi, fare delle puntate, delle scommesse, capito? E uno quando ubriaco non prenderà mai il centro o magari è più bravo. Comunque per rispondere a Ciro, no. Non è ah, questo no. il server. Non è stato più aperto quel server. No, 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 no questo è il mio. È il mio. È mio, proprio mio. Io posso dire, questo è il mio. Questo l'ha preso da zero. E se l'ha fatto, Me... fatto lui da zero? Io da zero. Proprio ho preso il. La... mi sono fatto una game mod tutta mia per i fatti miei. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Ah no, vabbè. Uh... Dai, eh, ci tengo a farvi vedere soltanto sta cosa, dovrei oscurare perché voi già sapete dove sto andando, ma vi assicuro che non se vi ci porto che spengo tutto, non riuscite non riuscirete mai a capire dove siamo qua. Tu che hai visto tante volte il gioco, che ti sembra qua? <ride> dove mettono sempre delle droghe ma... no non è no no eh no e eh, vabbè tu hai messo una città qua cioè, <sighs> un allora ti faccio vedere solo qua cosa c'è qua che ti dice questa aspetta che me arrivi ah dai sceriffi sceriffi sendi Shore ma non è, non è sendi Shore quella che conoscete guardate qua che c'è fuori è un'altra sì, città, sì. è un'altra città. Cioè questa, vedendola dalla mappa, è Sandy Shore, ma io stesso faccio fatica a, a riconoscerla. Perché è tutta, così, è tutta mappata così, tutta proprio Sandy Shore. Benissimo. Cioè, tutto il deserto è mappato. Tutto, tutto, tutto. Cioè, mh, per farti capire, ho messo pure una, una tenda medica qua. E qua invece l'altra la, stazione di polizia a Paleto. Mo, vediamo come ci arriviamo. Anche paletto è. Uh, eh, guarda, e eh, questo è il paleto. Questo è tutta, eh, <ride> ma tutto, non solo, la spiaggia devi vedere, tutta la zona della spiaggia che ti porta fino in città. Quello che c'è. Ma allora che... hai mappato tutto. Perché tutto. dici che non ho mappato tutto? <ride> no, io non ho mappato naturalmente il 100% della mappa. Però. Allora, se parliamo, ti ho detto il 70%, quasi il 70% sì. Perché tutta sta zona è tutta mappata tutto qua è tu, tutta un'unica mappa. Tutto, tutta la zona giocabile è mappata. Tutta e la zona dove sì, il resto è montagna. Sì, diciamo, cioè ci sono anche del, delle strade libere. Tipo tutta senti è tutta mappata. Però ti porto qua. Questa è un'altra no. Eh, che da dall'altra parte. Ma che montagne. Eh, che ti serve, mappa No, è lì no, è lì no, però ti faccio vedere, ad esempio. Ma anche qua dove stai adesso? Cioè, no, qua no. Che serve no, mappato? In eh, si, sì, invece invece sì, perché comunque ti deve ma dare. È uno è uno no, sperato, ma non qua, perché... io mi sono tippato qua perché non è che mi ricordo do, dappertutto dove ho mappato. però da qua in poi occhio che sono crashato. Che sono crashato è perché non ho pulito le cache oggi. Ho fatto tanti riavvii. Mo' ci ritorniamo. Ogni tanto capita, vabbè. Anche perché se non pulisci le cache dopo ho fatto non so quante volte: avvia, spegni, accende, cioè mh, avvia, riavvia. Quindi è normale che il server si sia comunque intasato di, di porcherie. ma rientriamo. Chi è che mi scrive? Oh, Supreme. Ciao, Supreme. Supreme. Eh, si chiama Top. Eh no, no, ma sei Supreme quello che eravamo su Miami per Devi caso una volta. a vedere il cielo. Credo che Credo sia lui. tornare al luogo da cui proveniamo. Sì, certo. Ah, bella, Supreme. Una vita che non ci sentiamo. Ecco qua che io praticamente. A meno che c'è qualcosa, vabbè, comunque questa è un'altra piccola parte, adesso chiudo la live veramente, poi vado a pulire le cash, naturalmente questo di qua può capitare, anche perché con tutti i teletrasporti che faccio, il teletrasporto ti fa, vedi? Qua eh, ha senso ma parla anche qua ho messo degli appartamenti. È una zona che ci si gioca in questa zona, quindi... No, vabbè, non tutti ci vengono a giocare, eh. cioè, però io l'ho fatto apposta anche perché poi ho messo dei richiami, cioè... Tu che ne sai se in un bidone qua particolarmente oppure in una zona trovi tanti soldi sì, e sì. soprattutto kit di riparazione? Ah. Perché io ho messo dei, dei punti nascosti che vanno a random tra l'altro. Dei tesori nascosti. Tipo dei tesori, diciamo, diciamo dei tesori nascosti. Questa Piccoli. è la parte... Cioè per farvi capire quanto è grande la mappa, aspetta qua, io ogni volta che vedo il bidone però queste cose... Ma è giusto mappare dove c'è qualcosa, no? Dove c'è una casa da Vedi, Lo sapevo ah, che li trovavo. A fare qualcosa. le strade inutilmente. No, 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 ma non l'ho serrato. Io non ho fatto niente. Certo, c'è una parte dello serrato che tu non sai. Che ci sono belle cose: tipo chiusure stradali, Vabbè, delle... ma serve? Guardate, serve? guardate il benzinaio. Il benzinaio serve, ma guardate, anche qua, ad esempio, che è tutto. Se entriamo dentro naturalmente i negozi non funzionano più pensate però io posso cercare Ho messo delle cose per e eh, posso cercare pure Cosa che non fa nessuno non c'è niente però cavolo cioè vai cerchi almeno vai, vi faccio vedere con l'idea del blackout sì. black com'è blackout black out Ecco qua il blackout, poi immagina, magari mettiamo la sera tardi. slash time, eh, mettiamo le 0,3 00 C'è la luna piena. Anche, voi sapete che GTA comunque ha i cicli lunari come, come la realtà, quindi. Guardate che bella tua. <ride> Puntiamo lo zombie. Guarda, ah, quello lo zombie lì ancora non se n'è accorta, ma se n'è accorta eh. Io deficiente che gli punto pure la torcia. E poi, comunque, il tempo sarà questo: allora, quando la maggior parte Ah, te, e dai, su, che c'è da fa? Non mi venire dietro. Quindi, qua c'è pure la donna. Oh, porca miseria, mi sto andando a intrappolare da solo. Oh, porca miseria, qua Eh ho messo notte. Ma guardate, ve l'ho detto che quando c'è il buio loro raddoppiano. È bella, sta cosa perché tu di notte comunque devi avere un po' di, di timore. Poi faccio sì, vedere sì, l'atmosfera. Eh, questa è difficile di notte. Magari se riesci a fare un, a trovare un strip che c'è il blackout automatico di notte. No, quello, quello lo, o lo metto in automatico. Se tanto quando sono. E questo è il tempo quando uno entra. Potrebbe essere, potrebbe essere Halloween. Ma guardate quanti zombie si sono. perché ho cambiato l'orario, ragazzi. Solo per aver cambiato l'orario. Perché di giorno diciamo che spawnano meno. Immaginatevi qua. Ah, è bella l'atmosfera proprio. C'è una macchina, c'è una macchina, vediamo. Sono fortunato. Naturalmente, non è la caccia agli zombie, perché sennò no diventa proprio. Aspetta, che c'è una macchina qua vicino, non voglio spawnare una macchina. E poi chiudiamo con, con il. Non ho pulito le cash, ma. Oh, la moto, ecco qua, la ratta bike. No, è basta! Ecco che succede, vedete? Eh, la eh. Se invece c'avevo il kit di riparazione, che si compra. Vabbè, la puoi spingere, però. Eh, se c'era il kit di riparazione, la potevate riparare sul posto. Quella si compra, il kit di riparazione. Naturalmente, il prezzo più basso è al coso. E lì c'è l'altra. Non vi faccio vedere cosa c'è lì dentro. Una capanna. Comunque, non vi ho detto dove si vende la gallina. C'è un punto dove si vendono le galline pure che è gestito da, da persona guardate qua qualche sedia sparsa qua e là comunque è tutta mappata tempo così blackout ah lì c'è un'altra macchina e mo chiudiamo in bellezza chiudo qua così almeno perché ragazzi devo finire alcune cose no. Allora questo sarà anche il bar Vabbè lo conoscete tutti Questo bar qua È quello del Che devo mettere Lo devo soltanto chiudere a chiave Che ne dite del server? Mo' lo abbiamo il blackout T slash Blackout lo leviamo Accendiamo perché se no Non posso farvi vedere Anche qua ho messo il gioco delle freccette Vedete? qua potete giocare ma io devo fare una cosa anche per farvi vedere chiudo la live così sicuramente credo che vi piacerà posso, potrei pubblicizzarmi ma non mi voglio pubblicizzare grande Max Lombardi <ride> edì sì. eh, va a cagare va <ride> stavo guardando le regole del gioco No, le, ah le regole sì eh, le puoi cambiare puoi aumentare il livello puoi, puoi fare sì, sì. cioè puoi cambiare la puoi rotta. farlo facile cambia le regole il sistema di punteggi in base ai giocatori allora ragazzi io chiuderò la live naturalmente a casa mia dove che non vi ho fatto vedere l'appartamento che non è casa mia però diciamo che stabilmente Stando il server, vado lì. Vi farò vedere quello che sarà in ogni appartamento per chi pagherà. Non soldi veri, ripeto, soldi di gioco, ma ci vorranno tutte cose. Tanti, tanti soldi. Questo è uno script che si trova in giro, ma sinceramente ho preferito quello a pagamento che è molto più. Tanto costa pochissimo. Costa 15 euro 9, 9 euro. L'ho pagato. Allora, vai così. Allora. No, puoi, puoi mettere un video all'attivo. No, all puoi mettere io... Praticamente questo c'ha, sia Twitch che cosa. Ecco, io mi posso mettere il mio canale e guardarmi il mio canale, però vi faccio vedere. Per non vi faccio vedere quello che Come è iniziata la storia? Tra l'altro alziamo un po' il volume Flash volume Mettiamo magari a 10. Eh sì, no, troppo forte a 10. Mettiamo a 5. Sincato con tutti gli altri player. L'ho messo a una certa distanza. Esce. E chiudiamo questo. Questa è la storia del server. Che ne dici, Edi? È bellissimo, molto bello. In ogni casa posso mettere il tipo di televisore. Ci sono anche quelli più grandi. E eh, si vede. Cioè questo diciamo che è la storia quello che ho trovato, ma se non credete, intanto voi state vedendo, giusto? Perché io ho abbassato il gioco. No, vabbè, si è bloccato. No, perché io ho abbassato il gioco. Vabbè, no, allora a volte, quando si blocca così, a volte è perché sta cercando l'altro giocatore, quindi uno si avvicina è per, per sinkare insieme agli altri, capito? Ma di solito negli appartamenti ci sono questi televisori. Capito? Eh, cioè... i non credere, vi faccio vedere una cosa. Acco ma qua. ognuno può mettere un video se si avvicina, assolutamente sì. Sì, sì. sì sì si, a casa oh. perché sono a casa, bellissimo. Questa è una live mia che avevo fatto. Le live non me le blocco. Ho scritto al... a quello che l'ha fatto, ma ha detto purtroppo ci sono dei. dei dei problemi per quanto riguarda le live però i video puoi mettere questa è una live twitch che avevo fatto io non so mi sembra che c'eri pure tu che qua arrivato a un certo punto puoi farli tu sentite fuori mentre c'è il temporale intanto eccola qua una gara che ho fatto io qualche tempo fa anzi alza il volume così almeno A 10. Singiamo. <ride> Mi sento io che parlo all'interno del gioco, hai eh, visto? <ride> sì, bellissimo. Attenzione, io l'ho messo in un po' di appartamenti. Eh, perché devi mettere un tipo di televisore proprio. Sono due tipi di televisore. Questo è il numero uno e c'è il numero 2. Puoi guardare qualsiasi video che vuoi. Cioè, basta andare a copiare il codice. Lo incolli, uno può mettere. Naturalmente, senza mettere. Chi è quella tettona lì? Guarda lì. Ah. <ride> Poi eh, ho messo una certa distanza. Qua c'è il bagno. Fino a una certa distanza tu lo senti anche per la musica. Però se ti allontani non, non senti più. Ah 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 ah. Eh, e vabbè. Lì c'è un punto vendita, non si sa che cosa. Non è droga. Beh, ragazzi, io spero che, mh, di aver, Non vi ho fatto vedere tutto, perché farvi vedere tutto sarebbe come spararsi sui coglioni scusate la volgarità ma è così cioè. però diciamo che ho reso spero di aver reso un po' l'idea di quello che a febbraio, massimo marzo ne uscirà fuori il regolamento lo sto preparando ognuno avrà pro il proprio appartamento, la città è distrutta andiamo magari in un posto per salutarci che non sia un appartamento con l'appartamento andiamo comunque hai visto quante quante cose edi ah vabbè andiamo dove c'è vabbè vi faccio perché non vi voglio spoilerare ma voi dite, ah, ma sicuramente non l'avrà fatta tutta la mappa perché ci sarebbe da pazzi fare tutta la mappa infatti vedete qua è libera la mappa non c'è niente Vedete? Allora, se vado... Il tequila dov'è? Qua, giusto? Ecco qua. Qua siamo, zona tequila. E ci salutiamo. qui, Ma ci sta ah. che in periferia, in città, è sgombra la città? Perché all'inizio forse No, vabbè, non... No, vabbè, non, no ci so, allora, ci sono dei, dei tratti della città dove... Eh, sono dei checkpoint, praticamente, so, è come, come aver fatto dei checkpoint, non che è più nemmeno. C'è Mimmuccio. Oh, oh Mimmuccio! Sono dei checkpoint creati ad hoc. Ah, ecco, stavo cambiando il tempo, ma ho capito il tempo. Però, vabbè. Comunque, questo è la fine del, del video. Come vedete... La città verrà distribuita. Tutto per... preregistrato. Pre Guardate dall'alto. Cioè, c'è eh, tutti... <ride> Bravo. Guardate dall'alto. Cioè, eh, guarda lì cosa c'è. Vedi quel... Ah, sì, eh, le piante. Sì, le piante. Ma deve entrare. Questa è la scuola. La... la cosa. Deve entrare dentro, deve entrare. È una zona horror. E ce ne sono parecchie. E qua c'è... la zona di evacuazione del è caduto così. E chiudo qua proprio. Ecco qua. E si vede da tutta la, da quasi tutta la mappa. Anche dagli appartamenti Bellissimo. E mo Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Grazie per avermi fatto compagnia. Uh, poi rimango ancora su Discord. Per chi vuole informazione, basta andare nel uh, link Discord che trovate sopra in pensione. Questo, questo video andrà anche su YouTube, così almeno qualcuno se lo può rivedere nel caso, scompaia. Buonanotte a tutti, gente, grazie per essere passati. e Vi aspetto su Maximus 2.